Amiche, amici trans e gay, amici dello Xela. Amiche, amici trans e gay, alcolisti, ispirati da amici dello Xela, ben ritrovati. Questa è la seconda ricetta del liquore alle ciliegie. Abbiamo mezzo chilo di ciliegie, appena raccolte dall'albero, sembrava una scimmia volatrice. 200 grammi di zucchero. E ecco, un consiglio importante: quando cominciate a fare queste preparazioni, controllate di avere i barattoli giusti. Ora io questi sono andati in cantina, ho preso i primi due che ho trovato, perché quelli grossi li ho finiti. Dovremmo mettere le ciliegie dentro i barattoli e coprirli con lo zucchero e tenerli al sole per circa 2 giorni, in modo che lo zucchero si sciolga completamente. Dopodiché andremo ad estrarre lo sciroppo e poi lo vedrete. Allora, andiamo a mettere le ciliegie qua dentro. Ciliegie con nocciola, questa qua non ha importanza che l'ho leviato o meno. Ora vediamo se stanno tutte in uno. Ecco, ho usato proprio il più piccolo. Perché sono furbo io. Non ci sta. Allora, lo mettiamo in due. Ci stanno anche in due, sì. Tac. Adesso andiamo a mettere lo zucchero. 200 grammi di zucchero all'interno del barattolo, dei barattoli. Più o meno in ugual misura, se avete un barattolo unico, queste menate ve le evitate. Chiudiamo, locciamo, in modo che, si vede che lo c'è col barman da giovane. Adesso dovete metterlo al sole per 2 giorni. Una volta che lo zucchero si è sciolto e quindi avremo un bello sciroppino, andremo ad aggiungerci 250 ml di alcol alimentare al 96%. C'è chi ci mette anche un pezzettino di vaniglia, io se la trovo ce la metto, se non la trovo non ce la metto. Dalla regia mi dicono che l'ho trovata, quindi ce l'ho. Una volta che lasciamo macerare tutto per 3-4 giorni, andremo a imbottigliare. Congelatore o frigo e poi vai! Bene, le ciliegie sono rimaste al sole per 3 giorni e guardate il risultato. Tutto lo zucchero si è sciolto, si è creato un bel succo che adesso andremo a recuperare. Dopo, una volta recuperata, andiamo ad aggiungere 250 ml di alcol 96%. Andremo a mettere tutto dentro a un barattolo e lasceremo in infusione per 7 giorni, e ogni giorno glielo andremo un po' a reminare. Adesso andiamo a scolare le ciliegie, il succo delle ciliegie, e andiamo a mettere nel barattolo insieme all'alcol. Ah, insieme al barattolo ci mettiamo anche un po' di vaniglia. Io più o meno ci va un poco meno di mezza bacchetta di vaniglia, quindi ci metterò 3 o 4 di questi qua che sono piccolini. Adesso, per curiosità personale, andiamo a vedere quanto ne è uscito. Prendiamo un barattolino graduato e andiamo a colare lo sciroppo tramite un bellissimo colino. Bellin, bellin, bellin. Direi un bel po', 300 ml, quindi diciamoci che sarà un bel sapore di ciliegia. Ok, adesso andiamo a mischiare il tutto, mi vado a lavare. Adesso andiamo a mettere nel barattolo il succo, poi qua ho giusto messo poca vaniglia, sta qua dentro, eccolo qua, dentro.
e aggiungiamo l'alcol. Ah, ecco, no, mi sono dimenticato di dirlo. Le ciliegie vanno messe qua dentro in infusione con l'alcol. Le ciliegie poi non buttatele via, magari le congelate, perché vi possono venire bene per altre preparazioni, mettere sul gelato, fare qualche crostata, insomma, qualcosina, poi magari ci inventiamo. Una marmellata, insomma, vedete un po' voi. Ok, eccoci dunque all'imbottigliamento. Abbiamo messo le ciliegie con lo zucchero per 3 giorni al sole, lo zucchero si è sciolto, abbiamo preso il succo che ne è venuto fuori, messo dentro l'alcol, 8 giorni, ogni giorno una remenata violenta, e adesso direi che è pronto. Adesso andremo ad imbottigliare direttamente, quindi scoliamo direttamente in bottiglia. Tac. Guarda che bel colorino! Butta tutto fuori. Sì, non è che sono molto preciso in questi lavori qua io. Porca miseria! Bellino. Questo... con questo si dimentica, lo dico io. Eccezionale, veramente buono. Non oso immaginare da freddo. Vabbè, inutile che ve lo state a menare, perché qua ci mettiamo mezz'ora, direi che ci vediamo alla degustazione. Notare, come sempre, l'etichetta professionale, mi raccomando, distinguetevi sempre quando fate questi lavori. Assaggiamo. Intanto vediamo un po' il colore com'è. Simpatico, molto molto simpatico. Beh, molto buono, sa proprio di ciliegia, molto forte, c'è tanto alcol, forse sarebbe stato meglio farlo un po' scaldare in modo da far evaporare, però bellino bellino, a noi così ci piace. Alla prossima. Ciao belli.